Dice di questa summer school e dell'esperienza fatta quest'estate. Ah, sì, sono ovviamente il sindaco e tutti quanti i presenti. Adesso se riesco a mettere mano bene al computer. E può partire l'intervento. Come vedete dal titolo, Camera Vecchia, From Mystery Farms to Stratigraphical Analysis to Data Sharing. È il titolo di un intervento che a fine ottobre, inizio novembre, andrò a presentare insieme al mio collega, il dottor Roberto Montagnetti, anch'esso dell'Università dell'Aquila, a Berna, in Svizzera. In un convegno internazionale in cui siamo stati appunto invitati a parlare delle importanti metodologie di indagine che sono state effettuate sul sito di Camerata in quest'estate. Perché? Perché particolarmente innovative, soprattutto dal punto di vista della fusione di varie discipline tramite gli strumenti GIS di appunto indagine territoriale. Per la condivisione del sapere sul appunto ricavata dallo studio del paese, per far sì che questo sapere non sia sempre contenuto all'interno di chi sa e chi appunto ha imparato, ma sia quanto più condivisibile possibile e sia quanto più divulgativo e sia quanto più sempre più appunto volano. Di esperienze che sono diverse anche dal suo appunto esperienza culturale, anche turistica o anche appunto sociale o insomma ricreativa oppure anche quant'altro. Questa estate abbiamo appunto insomma il campo si è suddiviso in 2 settimane. Con complessivamente 25 ragazzi che hanno preso parte a questa esperienza, ragazzi provenienti tutti quanti dalla facoltà di archeologia medievale, non solo dell'Università della Sapienza, perché appunto anche Giovanna, che è di Pietro, lei è di architettura e quindi già anche da qui si vede bene qual è la composizione anche composita appunto di questo gruppo di studenti, anche dei saperi. E sono stati fatti alcune importanti riprese di dati, tra cui appunto fotografie e rilievi con la stazione totale, fotografie con appunto strumenti appositi, compilazione di schede di unità topografica che sono servite per la documentazione di tutti quanti quegli edifici che facevano parte dell'antico paese di Camerata Vecchia. Appunto, quindi sono indagini abbastanza scientifiche con compilazioni di schede che sono scientifiche. Poi, dopodiché, a questo è susseguito la lettura stratigrafica degli alzati degli edifici di Camerata e poi appunto la compilazione di alcune schede di rivestimento architettonico, intonaci o quant'altro. Tutto quanto questo materiale è stato comunque sempre raccolto con fine didattico, cioè in che senso si è insegnato ai ragazzi che sono venuti qui a Camerata a fare questa ricognizione a compilare tutte quante queste schede, come fare un rilievo, come fare un prospetto, come rapportarsi man mano evolvendo nella loro esperienza con un sito totalmente complesso come quello di Camerata. Dico totalmente complesso perché è evidente a tutti che un sito come un paese abbandonato presenta differenti tipi di edifici e differenti tipi di situazioni in cui uno studioso si può approcciare. C'è la chiesa, c'è la rocca, ci sono le abitazioni, ma non solo, ci sono le strade, la viabilità e anche problemi di conservazione degli alzati. Quindi tutti quanti questi livelli di analisi sono stati tutti quanti introdotti e gestiti con i ragazzi che diciamo si sono comportati anche abbastanza, cioè, sono stati degli ottimi studenti, diciamo, hanno fatto degli ottimi lavori. E per quanto riguarda proprio il contenitore che raccoglie tutti quanti questi dati, si è scelto di utilizzare dei software GIS.
che sono appunto Quantum e Grass, perché sono software open source. Che vuol dire? Vuol dire che non hanno licenza e che quindi non devono essere comprati, ma non perché siamo spilorci e non vogliamo spendere 2000 euro per comprare un software di GIS, ma perché pensiamo che grazie a questi strumenti la condivisione tramite internet e tramite anche altre piattaforme possa essere quanto più ampia possibile, proprio perché tutti quanti possono scaricare questi programmi da internet e possono dialogare con gli strumenti che noi offriamo all'utenza. La tipologia appunto dei dati che compongono la piattaforma GIS di Camerata è soprattutto sì, alfanumerica e soprattutto anche geografica e geometrica, cioè nel senso che tutti quanti questi dati che noi siamo andati sul territorio ad accogliere, una volta immessi in questi programmi, sono stati trasformati man mano in dati che sono georeferiti, cioè ogni scheda, ogni rilievo, ogni fotografia adesso è presente su mappa, sul computer, e adesso solo da noi è possibile interrogare la mappa e chiedere appunto in ogni porzione del paese che abbiamo riconosciuto dove è presente, non so, quel tipo di muro, dove è presente il resto particolare del campanile piuttosto che un capitello che fa parte della chiesa. E tutto quanto è puntualmente non ricostruito ma registrato, cioè nel senso è tutto già su questa fase. In questa fase, sì. Come potete vedere, appunto, questi qua sono i dati vettoriali che all'inizio dei lavori sono stati elaborati appunto il mio collega Roberto Montagnetti. In giallo, appunto, vedete tutta quanta la cartografia del paese di Camerata, in nero sono le strutture oggi presenti. E l'area indagata è puntinata appunto di rosso, e l'area indagata questa estate. Il processo appunto di analisi appunto permette di associare le informazioni acquisite dall'indagine di ricognizione a una cartografia presente grazie ai nostri rilievi e associare ulteriormente in un altro grado, in un altro livello successivo tutte quante queste informazioni ha informazioni molto più importanti che vengono dal catasto gregoriano e che sono la base storica da cui rapportarsi direttamente con il territorio, dato che questa cartografia del catasto gregoriano è d'inizio 1800 e il paese è bruciato alla metà del 1800, quindi noi abbiamo una mappa effettiva di com'era il paese, non dico proprio al momento in cui si incendiò, ma diciamo gli si avvicina molto. Probabilmente anche un 95-96%. Questa è la situazione diciamo odierna. Tutto bosco. Diciamo che il verde è un po' tutto bosco, sì, diciamo. Rispetto all'area indagata, però stride parecchio con la situazione che vi ho fatto vedere precedentemente. Però sono immagini che aiutano a capire un po' uno, qual è stata la difficoltà del lavoro. E due, qual è stata la preziosità di questi rilievi, perché fare rilievi in condizioni in cui anche la vegetazione, soprattutto quella estiva, non aiuta affatto, e appunto registrare tutta quanto questa mole di dati, soprattutto architettonici, è prezioso proprio perché sia per un utilizzo appunto, sì, turistico, che per problemi di conservazione stesse delle murature. Qui volevo fare un attimino un inciso. Allora, quello che si vede è la parte, diciamo, il nucleo centrale di Camerata Vecchia, e diciamo quello visitabile poi attualmente quando uno va sulle rovine è in realtà la parte dove non c'è, c'è vegetazione, cioè in realtà la rocca e la chiesa, mentre la parte attualmente visitabile del paese è la parte, diciamo, rinascimentale. Sì. E che in questa fase è stata meno l'oggetto della ricerca, perché appunto essendo la facoltà di archeologia medievale loro si sono concentrati sulla parte prettamente medievale del paese, questo come inciso del lavoro. Diciamo pure che la foto rende proprio giustizia al lavoro che ha fatto soprattutto l'associazione questi anni di pulizia delle strutture, perché è del 2008 e appunto la foto non ha giovato dei grossi miglioramenti che sono stati fatti in questi anni
con l'immenso lavoro di disboscamento selettivo della rocca. Ti ricordi bene, la strategia appunto che abbiamo utilizzato è appunto è innovativa, ed è per questo che siamo anche stati chiamati a Berna per fare questo breve intervento. È innovativo perché mettere insieme cartografia 2D, cioè in pianta, e dati provenienti dai prospetti, dai rilievi stratigrafici appunto delle murature, mettere insieme questi due livelli, uno verticale appunto e uno orizzontale, è ancora oggi al limite, cioè non è ancora oggi stato non è stato ancora risolto il problema di documentare delle superfici verticali su una cartografia già riferita. Esatto. Ci sono a dislivello delle curve, sì. Perché dall'alto c'è una curva di altimetria che sta più in basso e un'altra che sta più in alto, poi è difficile rappresentarle dal punto di vista bidimensionale. Sì. Esatto. E questo è un problema che diciamo, a parte appunto i vari software di costruzione 3D, come quelli che si utilizzano per esempio sia in CAD che in molto più, con una risoluzione molto migliore nel mondo del cinema 3D, nel mondo della grafica, no? Anche della ricostruzione digitale per i videogiochi. Questi due livelli ancora non riescono a dare un prodotto assoluto che riesce a noi a darci la ricostruzione 3D scientifica di appunto un abitato così complesso anche dal punto di vista dell'orografia. Quello che noi siamo riusciti a fare è praticamente queste immagini man mano danno la qualità del lavoro che sta portando avanti il dottor Roberto Montagnetti, è di dare ad ogni particella dell'antico paese di Camerata una sua scheda che corrisponde alla scheda del broiardo. Per cui ogni casa e ogni edificio che faccia parte dell'antica Camerata Vecchia medievale ad oggi ha la sua scheda che contiene diversi livelli, tra cui quello del catasto gregoriano e quello che deriva dalle nostre analisi, con le nostre considerazioni d'uso, con le nostre considerazioni di analisi stratigrafica. Che vuol dire analisi stratigrafica? Vuol dire la successione delle fasi di costruzione dell'edificio nel tempo. Quindi noi applichiamo una sorta di smontaggio di questi blocchi edilizi e anche delle sole delle facciate degli edifici, in maniera tale da individuare qual è la storia e l'evoluzione di un edificio. E appunto anche fotografie che testimoniano lo stato attuale e quello precedente di ogni edificio che noi siamo andati ad individuare. E tutto ciò è stato immagazzinato dentro questi software GIS. E appunto sono stati dati diversi layer, che appunto layer in inglese vuol dire livello, come appunto vi ho appena detto, sono stati assegnati al centro di ogni edificio tutte quante le informazioni derivanti dal catasto gregoriano, mentre sui lati di queste particelle e soprattutto vicino ai muri sono stati assegnati tutti quanti quei dati che invece sono derivati dalla nostra analisi, dall'analisi dei ragazzi che hanno operato quest'anno Camerata. Sono state caricate inoltre ulteriori layer, non sono questi due, abbiamo fatto anche un layer per le tabelle UT, per le schede di unità topografica, lì dove abbiamo individuato dei crolli, lì dove abbiamo individuato la parte della rocca, lì dove abbiamo individuato la chiesa con tutte quante le appunto gli edifici che dovevano ruotare intorno alla chiesa. E appunto tutto quanto questo ha fatto sì che oggi abbiamo uno strumento GIS che è assolutamente innovativo e che appunto di cui Camerata Vecchia finalmente oggi
tra i primi siti, diciamo, anche in Italia può vantarsi. E appunto il GIS territoriale appunto è basato sul catasto gregoriano, e questa è un'immagine presa appunto dall'archivio di Stato, è stata totalmente georeferenziata sulla mappa in maniera assolutamente puntuale, grazie appunto ai rilievi con la stazione totale e grazie ai rilievi anche con il GPS. Georeferenziato vuol dire che a ogni particella che vedete lì oggi corrisponde la sua area iniziale, e siamo su al massimo 50 cm di errore. Quindi si può individuare la particella, non so, di Pelosi magari, da cui venne un giorno l'incendio, e si può dire più o meno oggi in quale areale cadeva sul sito odierno, nonostante ci siano i crolli, la vegetazione, gli alberi che coprono tutto quanto e non sia quasi più nulla riconoscibile. E ovviamente, sì, come ho detto anche prima, il grande lavoro è stato quello di trasformare tutta quanta la cartografia vettoriale in uno strumento che possa dare soprattutto delle informazioni più complesse rispetto a quelle che, diciamo, alla sola individuazione del fabbricato della famiglia X rispetto alla famiglia Y. Perché? Perché tramite delle domande, in inglese query, possiamo anche magari fare delle analisi più specifiche con questo strumento, quali per esempio individuare l'altezza di ogni singola particella. Lì dove il catasto gregoriano dice che una certa particella aveva due piani rispetto a un'altra che ne aveva quattro, calcolando che i soffitti rimasti oggi a Camerata degli edifici misurano senza crollo intorno ai 3 metri, 3 metri e 10 al massimo, nella parte più costruita, quella odierna. Calcolando questo qui, noi facciamo delle mappe in cui si vede man mano quali sono gli edifici che sono più alti. L'altezza di un edificio nel Medioevo è indice sociale di ricchezza. Chi possedeva l'edificio più alto stava anche meglio, era anche il più benestante. E diciamo che da queste analisi stiamo cominciando a individuare vari nuclei del paese, e anche per quanto riguarda appunto il benessere sociale da associare a ogni quartiere. Diciamo che ovviamente anche per antonomasia il quartiere un po' più ricco sembra essere stato nel Medioevo quello della Rocca. Ovviamente nel 1800 la situazione doveva essere cambiata. Perché? Perché gli stravolgimenti sociali, politici e anche storici che ha avuto tutto quanto il territorio in connessione con appunto lo stato della Chiesa e anche in maniera corrispettiva con i territori dell'Abruzzo, hanno delineato una situazione sociale che era abbastanza appiattita. Perché nel catasto gregoriano ritroviamo che tutti quanti possedevano appunto, almeno tentavano di possedere delle cantine oppure dei campi fuori dal paese, piuttosto che delle greggi o quant'altro, insomma, possibilità di sopravvivere anche in un paese che sta a 1224 metri e che in inverno del 1800 dobbiamo pensare doveva essere veramente molto dura la vita su quella montagna. E quindi anche dal punto di vista sociale il paese sembra essersi coagulato in maniera molto salda, in maniera tale che a nessuno potesse mancare mai nulla e che nessuno potesse avere in eccesso quanto rispetto a un altro cittadino del paese stesso. Infatti anche da tutta quanta la storia del paese, quella moderna, si vede che chi è che sa leggere sono due o tre: il medico, il parroco e, se non sbaglio, non so, qualche notaio o qualcosa. Contestabili sapevano leggere qualcuno, si facevano sempre la X. Il sindaco sarebbe contestabile. No, c'ho un documento io firmato da due persone, un certo Galeri e un altro, è un documento che riguarda un certo Giuseppe
di Croce, il quale non sapeva scrivere, è bello perché insomma, è una ricevuta di pagamento. Sento c'è scritto segno di Croce, di Croce Giuseppe, i testimoni e firmano quello, un incorniciato. Qualcuno c'era sicuramente, non molti, ma. Però comunque nel Medioevo la situazione doveva essere differente e questo fa vedere anche un po' la scelta, la scelta appunto delica di costruzione di queste case. Ovviamente chi era più vicino alla rocca doveva sentirsi anche più sicuro, chi era vicino alla chiesa si doveva sentire sicuro anche dal punto di vista spirituale, e quindi la chiesa anche era il posto in cui, intorno a cui gravitavano degli edifici abbastanza importanti dal punto di vista abitativo. Appunto l'innovazione particolare è questa del GIS verticale, in cui le fotografie che sono state fatte ai vari prospetti del paese sono state inserite dentro il GIS. Questo è un passaggio un po' complicato, non l'ho capito neanche io dal punto di vista matematico, ma la coordinata Y della georeferenziazione di queste appunto immagini poi dopo agganciate con la stazione totale è stata trasformata con la coordinata Z, per cui noi abbiamo sì un piano, però abbiamo un piano con X e Z, per cui noi possiamo immaginare che quel piano è verticale. Sì. E con questo procedimento siamo riusciti anche ad agganciare questa informazione sul piano della Y, che noi quindi rivediamo della X, scusate, che noi rivediamo in pianta. Mm-hmm. Sì, diciamo che dal punto di vista matematico X e Y è l'asse cartesiano con cui definiamo le due dimensioni. La Z è la terza come dimensione, se noi vedessimo le dall'alto, la cosa verticale. Sì. Come se noi vedessimo la fotografia dall'alto. X e Y sono un angolo e poi la Z è... Però cliccando sopra, no, cliccando sopra la linea... Però noi cliccando sopra la linea, praticamente il programma fa di questo, okay. Ti restituisce la terza dimensione. Abbiamo risolto in maniera italiana questo problema, infatti gli svizzeri ci hanno beccato e ci hanno chiamato perché loro poi dopo una volta ci lavorano in maniera potente. Svizzera. E quindi questo qua per esempio è un esempio di come appunto il rilievo è stato fatto grazie al computer, grazie a restituzione CAD. Questo è un campionamento 1-1 di uno dei muri principali della rocca, e in pratica andando a cliccare sopra questi vari layer la restituzione diciamo che dà sia di questi campionamenti che analisi stratigrafiche più complesse di tutto quanto il prospetto. Ora purtroppo il prospetto principale, quello disegnato dai ragazzi, non sono riuscito a digitalizzarlo tutto e quindi non lo posso presentare. Per arrivare bisogna fare mezz'ora con la jeep fino alla Madonna delle Grazie, poi bisogna fare 20 minuti, mezz'ora a piedi fino al posto, poi torna indietro, poi mangiare, insomma dal punto di vista proprio logistico. Cioè il fatto che se sporca una carta millimetrata in una condizione come queste ci sta tutto, insomma, ecco, questo è fa capire anche la difficoltà a fare uno studio di questo genere in condizioni veramente diciamo svantaggiate. Sì, ragazzi ovviamente sono stati molto bravi, anche perché hanno ultimato tutto la superficie del muro, che è il primo che si incontra quando si sale su verso la rocca, dietro c'è l'albero che scende giù e tra l'altro quest'albero qui. E praticamente sì, l'approccio diretto con la struttura permette di considerare una galassia di elementi infinitamente più grande rispetto a solo impatto con la fotografia. Per dirne due, l'orientamento rispetto ai punti cardinali e diciamo anche solo il colore delle pietre, quello vero, il tipo di malta, come sono state allettate queste pietre, se ci sono dei buchi di palo che testimoniano il cantiere, se ci sono, non so, come sono stati spezzati gli elementi per costruire il muro, se ci sono degli elementi di cantonale che sono stati segati, se la malta è stata fatta con porzolana oppure no. E sono tutti elementi importanti perché ci danno anche la dimensione di come si sviluppava un cantiere medievale,
da dove potevano o dovevano andare a prendere i materiali. Diciamo che interrogando anche un geologo si potrebbe capire più o meno in zona qual è la cava del materiale. Quindi è molto, diciamo, sarebbe molto, cioè, diciamo, sarebbe auspicabile per i ragazzi fare un prospetto sempre a mano. Però per un paese intero come Camerata abbiamo fatto un prospetto a mano e tutto il resto abbiamo fatto con i moderni rilievi fotografici, certo, fotogrammetrici e quant'altro. Tutte quante queste attività appunto hanno permesso di dare un'iniziale idea di quello che doveva appunto essere l'abitato di Camerata. E un'idea iniziale perché adesso ci troviamo a poter vedere con gli occhi di chi diciamo viveva lì nel momento dell'incendio. Cioè noi abbiamo la mappa, possiamo navigare nella mappa e interrogando possiamo vedere parti delle mura di quegli edifici che poi sono andati totalmente distrutti, che però vedevano i cameratani così come appunto lo vediamo noi oggi. E appunto tutte quante queste conoscenze hanno ulteriormente ampliato ciò che già si sapeva del paese di Camerata, ovviamente ciò che è stato raccolto dall'associazione tramite i libri che sono stati stampati in questi anni, ciò che appunto è stato studiato in tesi mia e anche di altri ragazzi che si sono cimentati prima, e ciò non so anche che appunto ha scritto per esempio Turano, quanto piuttosto vari articoli su Eva, Lumen e altri importanti appunto riviste della zona. Però non è che ci si può secondo me fermare a uno stato di conoscenza attuale. Perché no? Perché praticamente ad oggi siamo nel 1859 ed è un'età, diciamo sì, siamo nel 1859 e possiamo diciamo accontentarci di fermarci qui e sapere quel che appunto è successo durante l'incendio, ma dalla mia formazione scientifica sono portato ad andare avanti, e cioè indietro nel tempo, e quindi quel che man mano auspico è che questo lavoro di indagine possa sempre di più avvalersi delle conoscenze fondamentali di Roberto per quanto riguarda il suo lavoro che sta facendo con questi programmi GIS. Si possa avvalere delle conoscenze logistiche dell'associazione, del supporto logistico anche del comune di Camerata, che è stato fondamentale, senza il quale i ragazzi non avrebbero avuto né la possibilità di alloggio e né la possibilità di accedere al sito stesso, quindi non avrebbero potuto affatto effettuare questa loro esperienza formativa. E appunto quel che spero che per appunto nel 2014 e tutti quanti questi dati provenienti dal GIS possano confluire, adesso non so se sulla piattaforma del sito di Camerata Vecchia o su un sito a parte, su una cartografia in cui l'utenza media di internet possa andare lì, cercare Camerata Vecchia al sito e cliccare sopra una mappa e conoscere la storia casa per casa dell'edificio appunto medievale del paese, per restituire un po' al mondo, tra virgolette, ma poi anche a noi, quello che era il paese nel 1800. Come erano collocate le famiglie, come sono collocate oggi appunto come sono collocate oggi, non so, dove è il murale, dove è la chiesa, però appunto anche per un turista che vaga per i boschi del parco dei Monti Simbruini, trovarsi a Camerata, avere la possibilità di andare a fare una piccola ricerca su internet sopra prende molto bene, e andare all'interno della chiesa, cliccare e dire di essere nella chiesa di Camerata,
oppure con una piccola freccetta, tu qui sei sulla rocca di Camerata, questo è quello che abbiamo scoperto in questi anni. Speriamo che si possa fare, adesso stiamo progettando e vediamo un po'. E questo sì, ovviamente per un aumento del turismo disponibile appunto per il territorio, perché se se circolano tante informazioni, il turista si incuriosisce sempre di più e cerca di accedere quanto più possibile al sito stesso. Sì, sì, abbiamo esperienza di inglesi, olandesi, giapponesi, danesi. L'altra, due settimane fa c'erano due danesi, hanno fermato, volevano andare a Camposecco a piedi, e ho detto ma no, andare a Camposecco mi mette troppo bene, andare a Camerata Vecchia. C'è il paese, ah vero, allora ho Camerata Vecchia. E poi questa qua, questa appunto anche oltre per il turismo, insomma si sa quanto è importante il turismo appunto estero per la conoscenza appunto per il turismo culturale, quanto è importante il mercato estero appunto inglese, danese e nord europeo. Per esempio insomma, la Sardegna in questo periodo si regge sul turismo culturale, questo periodo in Sardegna è pieno di francesi, tedeschi, inglesi e norvegesi che vanno in Sardegna, godono del caldo rispetto a loro che già è notte, per tutto quanto l'anno già è notte, e vanno lì e sperimentano enogastronomia e cultura sarda. E ulteriore sviluppo di questa piattaforma potrebbe essere appunto per il sostegno a futuri scavi archeologici, e se non li farò io magari li farò qualcun altro. Su questo bellissimo sito di Camerata, però comunque la piattaforma c'è, la potremmo utilizzare noi, ma potrebbe magari utilizzarla anche un'altra università che appunto magari volesse intervenire, e appunto la valorizzazione e la tutela stessa del sito, per cui appunto questa piattaforma e queste nuove conoscenze possono essere molto utili. Il quadro lo vedete meglio lì, vale la pena appunto ricordare anche il lavoro fatto dall'associazione negli anni precedenti, e questo è il nostro team di ricerca, diciamo, che è un po' sgangherato, un po' un'armata Brancaleone, diciamo, sì, però finora molto efficace. Grazie mille dell'attenzione e a futuri sviluppi. Speriamo.